Bonjour mia family. Bonjour. Il tempo è una schifezza oggi, letteralmente. Guardate che roba. Guardate che roba. Ma a parte il tempo che è una schifezza, beh, io oggi sono completamente struccata, ma facciamo respirare un po' la pelle. Ma mi truccherò più tardi. Quindi naso rossissimo, pelle rossissima, perché c'è una bora abbastanza forte oggi, non fortissima, ma c'è. E mi era quasi mancata perché era un po' che non c'era la bora. Ma a parte questo fa anche parecchio freddo. E quindi in realtà io sono andata dal commercialista e per questa cosa delle fatturazioni elettroniche, che è veramente un disastro, cioè non ci sto capendo assolutamente nulla. E tra l'altro il sistema non funziona, quindi way to go, fantastico. Le fatturazioni elettroniche sono obbligatorie, ma il sistema non funziona, quindi tu non puoi farle. Meraviglia. Gatto Denver, smettila di nasconderti là dentro, perché io mi dimenticherò di te un giorno e ci rimarrai bloccato in questo armadio. Ciao amore mio, ciao amore mio. Mamma mia, finalmente. E sono tornati a casa al calduccio. Gatto Denver, fammi chiudere, ma tu lo apri da solo questo armadio, perché io penso di averlo chiuso prima di uscire. Comunque, avevo portato anche il computer. Oggi ho usato la mia Chanelina, questa bella grande, e ho portato il computer dal commercialista. Alla fine qualcosina siamo riusciti a fare, ma non esattamente quello che speravo. Però vabbè, comunque nel frattempo ho fatto delle prefatture, quindi teoricamente dovrebbe essere a posto, almeno per il momento, ma dovrò ritornare una volta che mi danno le credenziali per accedere. Ma se qualcuno di voi ha a che fare con queste fatture, nel frattempo mi tolgo le scarpe eccetera eccetera, fatemi sapere come avete risolto e se a voi sembra facile, perché sembra intuitivo. Gatto Denver, abbiamo capito, Gatto Denver, abbiamo capito che sembra molto intuitivo in realtà, comunque come lo fanno loro, visto il commercialista era tata spedita. Il fatto che poi il sistema non funziona, cioè ti fa stare in attesa tipo un quarto d'ora e poi non funziona assolutamente, infatti dava errore costantemente. Comunque vabbè, questo lo risolveremo oggi. Ho diverse cosine da fare in centro, devo andare a ritirare, sto mettendo a posto scarpe, roba, devo andare a ritirare un bracciale che ho portato a riparare, devo andare a ritirare un pacco che sono già andata a ritirare, ma il tizio si è dimenticato praticamente di darmi il pacco, ne avevo tre e me ne ha dati solo due. Dopodiché che cosa devo fare? Devo passare alla posta, mi sa, e devo controllare l'agenda, ma prima mangerò qualcosina. E nel frattempo, mentre tornavo a casa, ho ricevuto anche questo nuovo... Cioè, mentre tornavo a casa, una volta arrivata a casa... Cosa c'è, Gatto Denver? Mi è arrivato anche questo pacco dal brand Femine. Ve ne ho parlato già, ma vi avevo parlato soltanto di questi tre prodotti, se non sbaglio. E me ne sono arrivati tantissimi, tantissimi altri. Sono molto curiosa di provarli, perché ne ho sentito parlare molto bene. Dovrebbero essere molto delicati sulla pelle, ma al contempo anche molto, molto buoni, insomma, molto di qualità. E quindi voglio vedere che cosa. Allora, anti-aging set. Oh, ok, questo è un detergente, fantastico. Poi c'è siero all'acido ialuronico, molto interessante, molto molto interessante. Poi abbiamo una crema giorno e una crema notte, super. E poi e questi che cosa sono? Questi sono crema all'olio di argan, fantastico, è puro olio di argan, meraviglioso. E poi, come fossi una bamba, c'è il fondotinta, non sapevo avessero anche fondotinta BB cream e, crema idratante con fattore protezione e crema mani, wow, no vabbè, fantastico, fantastico. Vorrei andare a provare uno di questi prodotti e proverei il siero all'acido ialuronico, che mi ispira moltissimo, e prima di fare il trucco è ottimo andare ad utilizzare un siero. E poi vorrei provare anche la crema giorno, che è questa Heavenly Creams Growth Factors Daily Cream. Molto interessante. Gatto Denver, vuoi provarle anche tu le creme? Dove sei? Ah, sì. Lui si mette sempre sulla finestra lì. Sì, quello è il suo posto preferito. Gatto Denver?
Vado a Denver e guarda gli uccellini. Bravo amore mio, bravo. Siamo, allora, prima proverei il siero e l'acido ialuronico. Tra l'altro sono molto molto contenta. Packaging anche molto carino. E l'acido ialuronico, come sapete, è uno dei degli ingredienti che vanno maggiormente a combattere le rughe, l'invecchiamento precoce della pelle, quindi è sempre ottimo utilizzare prodotti che contengono un'alta concentrazione di acido ialuronico. E tra l'altro non dimentico mai il collo, tra l'altro sono super contenta perché adesso sto per andare da Goran, dal mio parrucchiere, che mi farà la piega, perché volevo fare una fotina per il mio canale, per il mio Instagram, con i capelli, questo nuovo colore e questo nuovo taglio di capelli. Ma l'ultima volta, quando sono stata da loro in salone, non abbiamo avuto il tempo materiale per fare una fotina. Magari la posteranno anche loro sul loro Instagram. E farò anche il semi permanente, perché con una crema devo tornare a farlo, perché wow, vabbè, anche la crema viso ha un packaging super 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 carino e molto positivo il fatto che non abbia un profumo forte, perché mi fanno sempre paura le creme che hanno profumo forte. Eccola qui, molto leggera, per il giorno ci piace. E devo tornare a fare il semi permanente mani, perché mi si sono macchiate tutte le unghie a causa di una crema che io utilizzo, che è più un balsamo per il corpo, e ogni volta che vado a prelevare con le unghie quella crema, irrimediabilmente le unghie mi si macchiano e non tornano più del colore. Quindi ho dovuto applicare smalto sopra e adesso vado, tolgo tutto e faccio un semi permanente decente che direi che non è il caso, perché altrimenti viene fuori tutto un mishmash ed ho, mi si è anche spezzato un'unghia e ho dovuto mettere latta, rendiamoci conto. Comunque, queste creme, vi devo dire la verità, mi piacciono molto. La crema viso è, com'è, è leggera, si sta riassorbendo, non è velocissima, ma si sta riassorbendo comunque. E quello che però mi ispira di più, devo essere sincera, è il siero all'acido ialuronico. Molto molto interessante, specialmente ultimamente mi sto fissando un po' di più con i prodotti anti-aging e cerco sempre prodotti che contengano acido ialuronico, per questo che ho voluto provarlo subito. Niente niente male. E dateci un'occhiata a questo brand, io ne ho sentito parlare da poco, mi hanno spedito questi prodotti e sto iniziando a collaborare con questo brand, proprio perché sono prodotti di ottima ottima qualità e, come avete visto, hanno anche un range molto ampio di colorazioni, di prodotti, di tipologie. Devo solo vedere il fondotinta che mi hanno inviato per capire se posso utilizzarlo com'è la tonalità. Comunque super direi, e adesso passo al trucco. Aspetto che si asciughi ancora un pochino la crema, no, si è assorbita praticamente, è asciutta, e adesso passo al trucco. Nel frattempo mi sono anche cambiata, non so perché, ma non mi trovavo bene col maglione che avevo prima, forse avevo troppo freddo, non lo so. E sì, vado, mi preparo. Ok, questo sarà il mio pranzetto di oggi, che è giusto uno snack e una piccola pizzetta e un po' di olive verdi. Nel frattempo mi metto anche al montaggio del video che ho filmato ieri, full face of first impressions, quindi un get ready with me, tutto con prodotti nuovi, tra cui il mio kit per sopracciglia con Benefit, e lo caricherò poi subito dopo oggi, così sarà online subito. Trucco fatto, sono quasi arrivata da Goran e anche il tempo sta migliorando un pochino, o così almeno sembra. Amo vedere queste nuvole rosa, lì c'è il mare e lì il tempo è ancora scuro scuro, però qua sopra sembra veramente che ci sarà un bellissimo tramonto e sono super curiosa di vedere che piega mi faranno i capelli. Ok ragazzi, questa è la piega che abbiamo fatto e abbiamo fatto anche delle fotine per metterla poi domani su Instagram, quindi sono super super contenta, mi piace tantissimo. E notare poi quando ho la piega sembrano un pochino più corti ed è come avere un taglio diverso ogni volta, super super. Poi questo colore così chiaro mi fa impazzire. E tra l'altro ho fatto anche il semi permanente finito, e questo è sempre il mio preferito, il mio colore preferito, che è un nude meraviglioso, si chiama Passion della OPI. Wow, ho dovuto accorciarla anche questa volta perché mi si era spezzata un'altra unghia, ma sono molto molto contenta del risultato. Yes!
ritirato il pacchetto che dovevo ritirare, anche questo è fatto. Ritirati anche i bracciali che sono andata a portare al gioielliere e guardate, finalmente potrò indossare, ciao amore mio, indossare di nuovo il mio bracciale Tiffany amatissimo che si era rotto e per fortuna, grazie gatto deve che mi dai i bacini, per fortuna sono riuscita a recuperare tutte le palline e sono stati bravissimi a ripararlo, yes! Nel frattempo ho ritirato anche un altro pacco che ho visto, è di Dior, quindi sono super super curiosa di vedere che cosa c'è dentro, apriamolo insieme. Ma prima volevo fare una precisazione, ah, quanto mi piacciono questi capelli, così tutto questo volume, magari averlo naturalmente, se voi avete volume nei vostri capelli naturalmente io vi invidio tantissimo. Comunque volevo fare una precisazione perché leggevo e ci sono delle ragazze sotto i commenti che dicono se non vi piace Nicole perché state qui e perché... la criticate, nel senso, cioè fate qualcosa di più costruttivo nel vostro tempo, andate a guardare qualcun altro o fate qualcos'altro, giustamente, cioè come se io mi mettessi a guardare, che ne so, un programma che non mi piace per niente, ma non, cioè, non ne voglio nessuno, ma non mi è mai piaciuto per dire Uomini e Donne, ma quindi non è che lo guardo, però questo volevo dire è... E ho visto delle risposte che possono anche essere ragionevoli, cioè, veramente esiste una cosa che si chiama capacità, capacità di critica o una cosa del genere, e quindi se una cosa non mi piace, io la critico. Sni, perché esiste anche una cosa su YouTube che si chiama libertà di scelta. Non solo su YouTube in realtà, sto cercando di aprire questo cappotto ma non ce la sto facendo. E, c'è anche una cosa che si chiama... libertà di scelta, quindi teoricamente sarebbe meglio scegliere di vedere roba che ti piace piuttosto che andare a vedere roba che sai che non ti piace e criticarla, anche perché io sono sempre dell'idea, e qui chiuderò un po' questo discorso degli haters perché mi ha stancato seriamente, sono sempre dell'idea che non sia giusto dire tu ti esponi su internet quindi devi accettare le critiche, perché ripeto una cosa che ho già detto diverse volte sul mio canale, ma io esco anche di casa, non per questo mi becco le critiche dei passanti, esco anche di casa ma non per questo mi becco i giudizi della gente, non per questo è giusto che questo succeda, e quindi non giustifichiamo il male, la cattiveria, l'essere malevoli con il fatto che uno si espone su internet, e non sto parlando solo di me, c'è molto di peggio in giro, quindi no, non sono d'accordo con questa cosa, inizialmente lo ero, dicevo sì ma io mi espongo quindi per forza devo accettare, no, non accetto niente che non sia cordiale, gentile ed educato e positivo e che viene dal cuore, io faccio tutto quello che faccio, lo faccio con amore e mi viene dal cuore, altrimenti non lo faccio, e quindi questo mi aspetto anche dagli altri, quindi non sono d'accordo con questo discorso, ma insomma ognuno ha il suo punto di vista, mi sa. Apriamo insieme il pacco Dior piuttosto. Super novità, stavo aprendo nel frattempo l'altro pacchetto che mi è arrivato ed ho ordinato nuovamente la cheratina, che si chiama, in realtà non è cheratina propriamente perché non contiene formaldeide, questa la chiamano hair crystallization ed è il botox per capelli, e poi mi hanno spedito anche questo concentrato reconstructor, interessante, powerful formula, fantastico, praticamente ti rinforza il capello. Wow, questo è un nuovo prodotto, quindi sono molto curiosa. Ma volevo dirvi in realtà che il sito Maxliss, perché in tantissimi mi avete chiesto, adesso non spedisce più con posta normale ma spedisce con Corriere FedEx, quindi non ci sono assolutamente più problemi di spedizione lunga. C'è però il problema di dogana, perché io ho pagato 38,16 la dogana, quindi mettete in conto che potrebbe succedere, però non bisogna più né mandare documenti, spedire fax, mandare email, fa tutto il corriere per voi, quindi secondo me io questi 38,16 li ho pagati, comunque sono stata contenta perché comunque il risparmio piuttosto che fare dal parrucchiere è davvero davvero grosso. Però ecco, volevo solo farvi sapere questo, adesso il sito Maxliss uno spedisce tramite sito, potete tranquillamente ordinare da lì la hair crystallization, e due si appoggia al corriere FedEx, quindi non dovete più preoccuparvi di dover avere a che fare con la dogana eccetera, ci sono a volte i dazi doganali da pagare ma vi chiedono soltanto appunto il corrispettivo, non bisogna andare a
parlare e a perdere un sacco di tempo con la dogana, quindi top. Ok, spacchettiamo e vediamo che cosa c'è. Forever. Cato Denver? Spero proprio che sia il nuovo fondotinta. Sì, è il nuovo fondotinta. Ne ho sentito parlare. Sì, sono i nuovi fondotinta Dior Forever. Questo è il Skin Glow. Quindi credo questi siano un po' più luminosi, quindi un po' più per pelli normali secche, mentre questi sono un po' più per pelli miste o grasse. Devo informarmi, ma sono molto molto contenta, a parte che le colorazioni mi sembrano giuste per me, il che è veramente una fortuna. E qui c'è scritto, no vabbè, l'ho notato adesso, non so se si vede sulla boccetta in videocamera, eccolo, adesso forse si vede, ma c'è inciso Nicole sulla boccetta. Grazie! Se lo avete già provato, fatemi sapere com'è, sono molto curiosa, anche perché sto finendo tutti i miei fondotinta preferiti, tipo, quindi ho bisogno di trovare un nuovo fondotinta preferito disperatamente. E poi qui c'è il pennello da fondotinta, appunto, anche se io sinceramente preferisco sempre usare la Beauty Blender, ma proveremo. E qui che cosa c'è? Vediamo. Ah, qui ci sono tutte le tonalità di fondotinta, sia la versione matte che la versione glow. E wow, le tonalità sono tantissime, veramente veramente tantissime. Ben fatta, direi, ben fatta. E credo che queste siano, a parte questa che è veramente scurissima per me, ma penso che le altre ci siamo come tonalità, eh. Top, anzi forse alcune mi sembrano anche troppo chiare, ma bisogna vedere perché molto spesso il packaging mi inganna, ma sono molto contenta. Gatto Denver vuole salutarvi anche lui? Ciao, amore mio sei bellissimo. Sì. Ciao a tutti, ciao a tutti. Gatto Denver ha un miagolio tutto suo lui. Sei bellissimo, sei tutto bianco. È un po' arancione, oh mio Dio, quando mi lava questo maglione e si impigna. Amore mio, ciao ciao, di buonanotte ragazzi, ciao, ciao.